I droni tornano a volare sopra i parchi di Arezzo. Dopo l'annuncio del primo cittadino Alessandro Ghinelli, la polizia municipale si è infatti già attrezzata per controllare dall'alto le aree verdi cittadine. Si è dovuto utilizzare questo mezzo come emergenza sanitaria per la verifica di eventuali assembramenti nei parchi. Ora andiamo verso Giotto. I droni erano già stati utilizzati nel primo lockdown ed adesso sono stati riattivati. L'occhio elettronico, così, già questo fine settimana è puntato sui parchi dopo che nei giorni scorsi, complice anche la chiusura delle scuole, tanti giovani si erano riversati nei giardini pubblici. Nel weekend ultimo di febbraio si è verificato in alcuni parchi che persone si recavano all'interno del parco per fare il cosiddetto spuntino o la merenda con la coperta. Questo non è possibile. Vista il momento così emergenziale e diciamo il limite della zona arancione, il passaggio dalla zona arancione alla zona rossa, con un RT di 1,18 come ben sapete. Dunque controlli da Villa Severi al Prato passando per il Parco Giotto. Anche ieri pomeriggio si è verificato che alcuni giovani tendono a assembrarsi anche per giocare a calcio o per fare anche altre attività. I giovani si chiedono un ulteriore sforzo per poter uscire da questa situazione abbastanza critica. A seguito dei controlli il sindaco deciderà se chiudere o meno i parchi. No, tutto a posto, tutto a posto.